Noi stiamo facendo una bellissima puntata oggi perché stiamo parlando di cose che riguardano la nostra infanzia, sì, ricordi anche dei nostri nonni, nominandoli ovviamente ci tornano in mente, ma stiamo anche parlando di giornalismo, di blog, di nuovo modo di comunicare, di fare cronaca, di intervistare anche per mettere l'accento su alcuni problemi e cercare anche in qualche modo di risolverli o comunque di fare in modo che qualcuno li risolva, perché il giornalista poi non ha il compito di risolvere il problema, ma ha il compito di segnalarlo, di denunciarlo. Prima della canzone ti ho fatto una domanda, ovvero chi è che insomma sogni di intervistare? C'è un personaggio, qualcuno in particolare, anche non vivente se vuoi. Quindi, un sogno sarebbe stato intervistare Gandhi. Ci vorrebbe una seduta spiritica. Preferisci fare interviste vere, reali. Andiamo sul concreto anche perché ne approfitto, non si sa mai. Lancia un appello. Allora, Marco Mengoni, diciamo che mi piacerebbe intervistare. Però se proprio devo puntare in alto e parliamo anche in ambito musicale, Vasco Rossi che sarà a Palermo quest'estate, quindi lo vedrai, andrai a vederlo. Anche a me piace molto Vasco Rossi, sai, io sono a me piace il Vasco Rossi più diciamo maturo, quello degli ultimi anni. Io lo amo da sempre, quello vecchissimo non mi fa impazzire. Invece quello che vorrei sapere ancora da te, cara Annalisa, le nostre interviste sono andate bene, intanto ricordiamo Sicilia buona, ci siamo stati anche noi, non l'abbiamo ancora detto abbastanza. In seconda parte visitatelo, ci sono anche le nostre interviste, ce ne sono di importantissime. Dicevo, se invece potessi tornare indietro nel tempo, ecco, se potessi andare indietro nella storia, qui ci vediamo con Piff, ecco tu chi intervisteresti? Un personaggio storico a cui faresti delle domande, magari avresti dei dubbi, delle cose curiosità da chiedergli, un personaggio storico ma non so perché mi viene in mente sempre l'ambito musicale, forse perché siamo qui, ma Lucio Dalla. Forse anche più di Vasco Rossi amo molto Lucio Dalla. E devo dire che ti saresti divertita con Lucio Dalla, perché era un tipo anche molto simpatico. Ma quindi molto tu l'avresti praticamente intervistati per una tua passione personale, avresti soddisfatto. Il giornalista, secondo te, quanto è narcisista? Quanto è narciso? Tantissimo, al 100%. E poi devo dire che facendo questo lavoro, perché non approfittarne togliersi un po' di soddisfazione? Ma chi sta davanti a una telecamera, insomma, che ha in mano un taccuino, insomma, che ha in mano la possibilità di comunicare, è un po' narcisista, lo fa anche per questo, soprattutto poi chi dalla carta stampata magari si sposta alla radio o alla televisione. Che foto è quella? Stiamo parlando dei nostri nonni. L'argomento del giorno lo abbiamo lanciato in prima parte, come sempre, ed è: ma se tu nassi me nanno, se tu nassi me nonna, chi dicissero, cosa direbbero in questo momento? Coi tempi nuovi. Allora, guarda, qui la nostra Marina ci fa vedere una foto e dice che praticamente a sinistra c'è la sua mamma e a destra la sua nonnina, erano a Venezia. Quelli sono i cavalli del Duomo di Venezia. E penso proprio di sì, saranno su San Marco, complimenti. Allora, guarda, lei dice che se tornasse sua nonna, fammi tornare un attimo in studio, Matteo, eccoci qua, la mia nonnina materna, vedendo tutta questa tecnologia, si incuriosirebbe, l'ho detto anche per mia nonna, l'avrebbe fatto anche lei, cercherebbe di informarsi perché era una donna istruita e molto curiosa. Oscar da Catania chiedeva notizie dei vecchi cantanti del festival della canzone siciliana, molti continuano a fare ancora questo. Toni Casabianca non so se è ancora in vita, devo chiedere a Toni Ranno, non so rispondere. Oscar da Catania dice se mio nonno si stupirebbe della moda e dell'educazione dei giovani di oggi, non sarebbe contentissimo di tutto questo. Poi Maria dalla Spagna l'abbiamo già sentita. Cetti da Barriera dice: eccola, spesso affiancata da mio figlio Giorgio. Lo salutiamo. Complimenti per entrambi, cioè per noi. Ora che siete insieme ad Alla Catalla formate una coppia vincente. Grazie. Cioè, cosa avrebbe pensato mio nonno o mia nonna di un drone? Sicuramente che era un'ottima invenzione. Grazie a uno di essi nel 2018 fu ripescato il corpo di mio cugino caduto in un cunicolo dove chiunque non poteva passare se non con difficoltà. In questo caso il drone è stato utile. Che bella invenzione. Allora,
Carmelo dice: mi sono appena connesso, ciao, mi seguo Carmelo da TGS, quindi sul canale 12, ciao, e Carmelo ci segue con piacere. Ciao Carmelo. Anche in questo caso Vincenzo dice: i miei nonni si stupirebbero di tanta tecnologia che loro purtroppo non hanno avuto. Buon inizio di settimana a tutti, siamo con Isa. Ciao Isa, buongiorno a tutti voi, siete forti. E lui è Antonio. Ciao Antonio, il Trezzotto che vive a Magstadt, esatto, provincia di Stoccarda. Ah, no, quello era uno sfincione. Hai visto che era uno sfincione? Sì, sì, devo dire che Giuseppe l'aveva intuito subito, l'errore è stato mio. Se tornassi indietro mia nonna, dice Vicky, sì, sicuramente si stupirebbe tantissimo di me. Se di me, perché conoscendomi bene non avrebbe mai creduto che avrei imparato ad usare almeno il cellulare. Addirittura lei si definisce obsoleta, lo sai, e no? Sai, sì, e sai cosa direbbe? Cosa? N'ha canciato niente, come ti ho lasciata, t'ha trovato. Buongiorno Giuseppe Salvo, siete troppo forti. Vediamo, e questo è il primo messaggio di un signore che però dice: si chiama Juve fino alla fine. Juve fino alla fine. Fine. Dici come ti chiami, Juve fino alla così fine. Ci presentiamo. Esatto. Ci presentiamo. Dai, ultimo messaggio e poi canzone. Eccomi qui, come di consueto, Giussi dalla Germania. Ciao Giussi. Ciao Giussi, va Giussi bene. Maglia, Giussi dalla Maglia, Germania. Vabbè, tu rimani ancora con noi, hai fretta, devi andare via. Dipende da lui. No, dice, ha detto oggi di no. Perché che si mangia oggi? No, non si mangia, non si mangia oggi. Siamo allora, nella catalla, non come si mangia. Allora, chiama tuo marito? Sergio. Lo salutiamo, Sergio, ci dispiace, mi pare ma che oggi... ti può accattare un arancino. Come si dice a Londra, dopo studiare un musso.